Scene di violenza ed esasperazione a Roma e a Milano, nel capoluogo lombardo, stretta sulle occupazioni abusive delle case popolari Haller, anche gestite dal racket. Solo nel 2014 più di 700 occupazioni, in gran parte rom e cittadini stranieri. E stranieri rifugiati sono al centro di un nuovo focolaio di tensione alla periferia est di Roma. Assaltato da estremisti di destra e residenti infuriati, un centro che accoglie 36 minorenni e 30 richiedenti asilo. La responsabile del centro: abbiamo paura per le nostre vite. È ancora tutta da scrivere la storia della crisi al Comune di Roma, dove il sindaco Ignazio Marino è nel mirino dell'opposizione per la vicenda di 8 multe non pagate, prese con la sua panda rossa, più volte entrata in uscita dalla zona a traffico limitato senza autorizzazione. I suoi avversari politici ne chiedono le dimissioni immediate. La maggioranza di centrosinistra si è schierata al suo fianco. Da 1000 giorni senza libertà, ha scritto la compagna di Massimiliano Latorre, Paola Moschetti, in una lettera aperta. Il governo difende la linea del riserbo assoluto sulla vicenda dei Marò, mentre sarebbero in corso trattative sotterranee con il governo indiano. Ma ancora non si vede una via d'uscita per i due fucilieri della Marina, che da quasi 3 anni vivono nell'incubo di un'attesa che sembra non finire mai. Chiese e sale da cerimonie dei comuni sempre più vuote. In Italia in calo i matrimoni sia civili che religiosi, si alza l'età in cui si va a nozze, nella coppia però si continua a credere, crescono le convivenze. Un bambino su 4 nasce da genitori non sposati, dati Istat sullo stato del matrimonio in Italia. Ed è stato Bruce Springsteen a scaldare le 800.000 persone che hanno riempito lo spazio tra Congresso e Casa Bianca nel giorno che celebra i veterani delle guerre d'America. C'erano i grandi della musica rock e pop, il videomessaggio di Obama, il presidente Nobel per la pace, ma anche comandante in capo di un grande esercito impegnato su più fronti. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione delle TG Cronache. Dunque, nel telegiornale vi abbiamo raccontato cosa è successo la notte scorsa in una borgata di Roma, Torre Sapienza. Siamo alla periferia est della capitale, una storia di disagio sociale, di malessere, di rabbia di una parte della popolazione che evidentemente non si sente più sicura. Ieri la rivolta, ci sono stati scontri con la polizia, la rabbia soprattutto è esplosa nei confronti di un centro di accoglienza che ospita circa 30 giovani nigeriani, ma in questo quartiere c'è anche un campo rom, un campo nomadi. La polizia non esclude che dietro a fomentare questo malessere ci siano anche personaggi legati all'estremismo di destra. È stato un attacco, questa è la nota della questura, da parte di 70-80 persone con l'intento chiaro di attaccare. Ma noi questa mattina siamo tornati a Tor Sapienza, vedete. Una calma apparente nel quartiere Tor Sapienza, periferia di Roma. Vista in queste ore, la situazione sembrerebbe tornata alla normalità, ma basta poco, pochissimo, per capire che in realtà le tensioni sono forti e la rivolta, dopo quella della notte scorsa, è pronta a scoppiare di nuovo. In viale Giorgio Morandi centinaia di residenti protestano contro gli immigrati ospiti di questo centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Il Sorriso. Sono 36 ragazzi, maggioranza nigeriani, altri 30 immigrati adulti sono in attesa del riconoscimento di rifugiati politici. Tra i minorenni accolti nel centro, molti vanno a scuola e vivono onestamente, ci ha detto la responsabile della struttura, Gabriella Enrico, che ha rifiutato per paura di parlare alle nostre telecamere. Da giorni siamo sotto assedio, ha detto, tirano pietre e bombe carta contro il nostro centro. Un nostro ragazzo è stato picchiato solo per aver tentato di uscire in strada, abbiamo paura. Ma molti abitanti del quartiere la pensano diversamente, sono delinquenti, non viviamo più, rubano e aggrediscono le persone per strada, gridano a microfono spento, non vogliono essere ripresi dalla telecamera e inveiscono contro i giornalisti. Loro, i giovani del centro di accoglienza, non possono più uscire. Questo palazzo è diventato come una prigione. Qualcuno si affaccia, la polizia presidia la zona per evitare che la situazione possa precipitare e sembra che davvero basti poco. C'è esasperazione per una microdelinquenza diffusa che li rende insicuri per strada e nelle loro abitazioni.
Per molto tempo non ha funzionato nemmeno l'illuminazione pubblica nel parco della zona, lo stesso parco nel quale sarebbe avvenuta un'aggressione nei confronti di una ragazza qualche giorno fa, forse una tentata violenza sessuale in pieno pomeriggio mentre la giovane passeggiava con il cane. E proprio da questo episodio sarebbe partita la protesta della gente. Un vero e proprio attacco alla polizia e al centro immigrati, si legge nel comunicato della questura sui fatti di ieri sera. Le due pattuglie di vigilanza fisse al centro sono state raggiunte da circa 70-80 persone, molte delle quali travisate e armate di bastoni, che con il chiaro intento di attaccare iniziavano un fitto lancio di oggetti contundenti e bombe di carta nei confronti degli agenti e del centro stesso, si legge ancora nella nota della questura. Negli scontri di ieri i facinorosi hanno usato spranghe di ferro e coltelli a volto coperto. Alcuni poliziotti sono rimasti feriti. In queste ore l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Alcuni residenti hanno continuato a minacciare gli immigrati che fanno capolino dalla finestra. Questa sera, appena arriva il buio, saliamo su e vedrete cosa succede. Tra l'altro la nota della questura aggiunge altre notizie. Il lancio di oggetti contro le forze dell'ordine ieri sera a Tor Sapienza proveniva anche dalle abitazioni circostanti e non solo dai residenti in strada. E poi dà anche un bilancio per quanto riguarda i feriti. Sono in tutto 15 i feriti, 14 agenti con varie contusioni e lesioni e anche un operatore di una troupe televisiva. Ma c'è un altro fronte aperto di disagio sociale, questa volta siamo a Milano, a cronaca ce ne siamo più volte occupati, è quello delle case popolari Aler che sono gestite dal comune, si trovano nella periferia della città e vengono occupate abusivamente. La tensione tra i condomini legali e quelli abusivi è molto alta, ormai è anche diventato un caso politico. Sono storie nelle storie dure delle occupazioni abusive delle case popolari di Milano. Via Martinelli, quartiere Barona, zona sud-ovest della città. In queste palazzine 100 appartamenti sono di proprietà del Comune di Milano gestite dall'Aler, l'ente regionale delle case popolari. Secondo i suoi funzionari gli occupanti abusivi sono solo 8, ma chi vive qua parla di almeno 40 famiglie che si sarebbero insediate abusivamente solo quest'anno. E la tensione tra condomini regolari e irregolari cresce ogni giorno. Ma ce ne saranno più di 30. Sono stranieri, soprattutto stranieri. No, non vuole parlare lui, mi fai la domanda. Io faccio i fatti miei, il campo centrale 3 giorni. Questo comprensorio è conosciuto come il Palazzo della Regina Nera. Una signora, con l'aiuto del custode e un ragazzo egiziano, ha avuto dall'area il consenso a una sorta di autogestione degli appartamenti, ma secondo altri condomini favorirebbe anche l'ingresso di famiglie abusive. Non mi interessa di niente, date via. Ho già sollecitato i miei superiori, sono a posto. No, volevamo solamente sapere cosa fosse. Non mi interessa. Prende soldi dagli abusivi e li fa entrare dentro. Quindi lei è la regina nera, lei fa quello che vuole qua dentro. E comanda lei. Lei è qui? Io vivo qui. Da quanti anni? 9 anni, ho denunciato la signora all'Aler. Ma per ogni regina nera c'è anche una regina bianca e la troviamo a pochi passi nel palazzo di fronte. Questa signora da 5 anni autogestisce il palazzo autorizzata dall'Aler. Un'attività di puro volontariato, ci racconta. L'Aler le passa solo 350 euro all'anno per fotocopie, telefonate e spese bancarie. Vive sola con la reversibilità del marito, ma la gestione degli appartamenti diventa sempre più difficile perché il numero di occupanti abusivi cresce tra denunce, email in comune e raccolta di firme. Quello è il problema, che ha paura molto di parlare, di esporsi. Perché? Perché queste persone minacciano. E quando si viene minacciato nessuno ha visto, nessuno ha sentito e nessuno parla. Anche in questa battaglia io sono rimasta sola. Queste sono tutte denunce fatte. Maltrattamenti, parolacce di una persona molto aggressiva e l'ultima minaccia mi ha minacciato col coltello. Nel 2002 ho trovato l'appartamento incendiato. Questo? Sì. E chi ha pagato i danni? Io, perché aspettavo che allora in quel periodo lei del nord non me li ha pagati, ho dovuto arrangiarmi io. Secondo l'Aler, solo nel 2014 ci sono state 732 nuove occupazioni abusive, 546 quelle sventate, 188 le famiglie italiane occupanti e 544 quelle straniere, tra queste molte quelle di Rom. E sotto c'è anche il racket.
Corvetto, San Siro, Calvairate e i quartieri diventati zone rosse. Un problema che adesso ha anche l'attenzione dei gruppi antagonisti, che si concentrano sulla crisi della casa e la difesa delle occupazioni abusive. Aperta un'inchiesta dalla sezione antiterrorismo della Procura di Milano per l'assalto di ieri sera a volto mascherato alla sede del PD in via Monpiani, nel quartiere Corvetto. Lanci di fumogeni, muri imbrattati, sedie e tavoli rotti. L'ala più dura dei centri sociali accusa il PD e la giunta Pisapia di essere responsabili politici di azioni illegalità. Un'intimidazione anche verso quegli inquilini irregolari che pagano l'affitto e segnalano se si fulmina una lampadina. E poi lasciano una lettera con le scritte «Basta sgomberi delle case popolari, basta aumenti d'affitto, basta case vuote». Già, perché ci sono ancora più di 5.000 alloggi popolari vuoti e le famiglie in graduatoria sono oltre 22.000. Lunedì scorso la prefettura ha approvato un piano che coniuga insieme sgomberi e gestione dell'ordine pubblico con la questione sociale. Più forze dell'ordine, ristrutturazione degli alloggi liberati, operatori sociali nei quartieri interessati. Proprio in questi giorni si sta stilando la lista dei primi appartamenti da sgomberare, quelli più a rischio per la sicurezza di tutto il caseggiato. Occupiamoci adesso del martedì nero per il sindaco di Roma, Ignazio Marino, al termine del quale sul Campidoglio soffia il vento della crisi, con voci che si sono rincorse ieri per tutta la giornata sulle dimissioni. Marino appare più debole dopo il caso delle multe che non sono state pagate, un caso che è stato sollevato dal senatore del nuovo centrodestra Augello. Ieri sera è intervenuto anche il presidente del Consiglio, un sindaco va giudicato per quello che fa, se sbaglia è giusto che paghi, ha detto Renzi. È così sotto attacco il sindaco PD di Roma che certo non gli basta tentare di proteggersi. Caos calmo, Ignazio Marino, cardiochirurgo di esperienza, dunque abituato a gestire le emozioni, stamattina ostenta serenità dedicandosi ad altro. Eccolo ricevere presidente austriaco Fischer e consorte. Ma la storia delle 8 multe non pagate, prese con la panda rossa entrata e uscita la scorsa estate in zona a traffico limitato senza autorizzazione, dà un'altra botta forte alla sua poltrona. Ieri il sindaco è stato riunito fino a tarda sera con il capogruppo della sua maggioranza. Nessuno lo dice ufficialmente, ma l'errore sarebbe attribuibile all'ufficio del capo di gabinetto. Il permesso ZTL scaduto a giugno non sarebbe stato rinnovato e il tentativo di metterci una toppa è stato peggio del buco. Il documento prodotto è diventato un boomerang sfruttato al volo dal senatore del nuovo centrodestra Augello, che dopo aver presentato un'interrogazione ad Alfano la settimana scorsa sulle multe bloccate d'ufficio e non pagate, ieri ha sgonfiato la tesi del complotto. La maggioranza ha chiesto che il responsabile del guaio paghi i cocci, si assuma cioè la colpa, ma la risposta di Ignazio Marino è stata più che indulgente. Io la gente che lavora 24 ore al giorno non la caccio per una semplice dimenticanza. Domani pomeriggio in Consiglio Comunale verrà presentata una mozione di sfiducia contro il sindaco, mentre un corteo di macchine e motorini partirà da Equitalia per ritrovarsi davanti al Campidoglio. La maggioranza, e non solo, è certa che una banale dimenticanza amministrativa sia stata strumentalizzata politicamente per trasformare il sindaco in bersaglio. Dicono da Palazzo Senatorio, respingiamo con forza e decisione il tentativo della destra di sminuire il nuovo corso impresso dal sindaco Marino all'insegna della trasparenza e della difesa degli interessi di Roma e dei romani. Tanta solidarietà non arriva da altre parti. Ieri sera, porta a porta, la difesa di Matteo Renzi è stata tiepida. Io non conosco nel merito le vicende, ho letto come tutti, ci sono polemiche, discussioni. Per me il principio è che un sindaco debba essere giudicato per quello che fa. Se il sindaco di Roma, come di Rocca Cannuccia Terme, sbaglia, è giusto che ne paghi le conseguenze, se fa bene è giusto che vada avanti. Però queste sono frasi talmente banali che, perché dovete chiedermi che non la so nemmeno. Ignazio Marino appare solo. Magra consolazione oggi il commiato del presidente Fischer e di sua moglie, che ringraziando per la gentile ospitalità augurano alla città di Roma un futuro luminoso. Calano i matrimoni e se ci sposiamo lo facciamo in regime di separazione di beni, lo certifica l'Istat. Vi dichiaro marito e moglie, ora può baciare la sposa. E immediatamente pensiamo a quella liturgia matrimoniale, che sia civile o religiosa, tanto familiare, ma così in declino. A dirlo è l'ultimo rapporto Istat, che fotografa la situazione dei matrimoni in Italia. Nel 2013, per la prima volta, i matrimoni nel nostro paese sono scesi sotto quota 200.000, in linea con una tendenza negativa in atto da almeno un quinquennio.
I 194.000 matrimoni celebrati nel 2013 segnano un calo del 21% rispetto al 2008. Matrimoni addio soprattutto nel caso di prime nozze tra cittadini italiani. 146.000 nel 2013, 40.000 in meno rispetto al 2008. Un dato che da solo spiega il 77% della diminuzione totale dei matrimoni negli ultimi 5 anni. Evviva i single, quindi? Non esattamente o non solo, perché quelle che continuano a crescere sono le coppie di fatto, che dal 2008 a oggi sono raddoppiate, superando il milione, e nel caso di partner che non si sono mai sposati in precedenza, si registra l'incremento più sostenuto. Oggi sono più di 600.000. Una conferma di questo cambiamento delle famiglie arriva dalle informazioni sui figli. L'incidenza di bambini nati al di fuori del matrimonio continua a crescere. Nel 2013 almeno un nato su quattro ha genitori non sposati. E quando il matrimonio c'è, tende a cambiare, con sposi tendenzialmente più vecchi e più laici. Continua la crescita dei matrimoni civili su quelli religiosi. Nel 2013 sono state celebrate 111.545 nozze in chiesa, meno 29% rispetto al 2008, mentre quelle con rito civile sono state 82.512, diminuite sì, ma solo del 9% rispetto al 2008, e la loro quota sul totale invece è cresciuta, passando dal 36% del 2008 al 42% del 2013. Un altro dato in costante aumento è l'età in cui si convola prime nozze. Complice la crisi economica, che negli ultimi 5 anni ha sicuramente amplificato quel trend già noto di ritardo dei giovani nell'ingresso della vita adulta, l'età media in cui ci si sposa va su di un'altra tacca e arriva a 34 anni per gli uomini e a 31 per le donne. Per quanto riguarda i matrimoni tra stranieri o misti, il dato si stabilizza intorno ai 26.000 nel 2013, con un'incidenza più elevata al nord e al centro, dove le comunità straniere sono più radicate e dove quasi un matrimonio su 5 ha almeno uno sposo straniero. Nelle coppie miste la tipologia più frequente è quella in cui lo sposo è italiano e la sposa è straniera, e in questi casi una sposa straniera su 2 è cittadina di un paese dell'Est Europa. Nei casi in cui entrambi gli sposi sono stranieri, il dato più significativo riguarda la comunità rumena, la più numerosa e la più propensa a sposarsi nel nostro paese. 1000 giorni sono passati dalla vicenda dei due pescatori rimasti uccisi al largo del Kerala in India. Nella vicenda sono rimasti coinvolti, come sapete, i due fucilieri di Marina Girone e La Torre. Era il febbraio del 2012, il caso ha suscitato molte polemiche, il gelo tra i rapporti tra India e Italia. Il procedimento giudiziario di fatto non è ancora cominciato, nel frattempo La Torre è tornato in Italia per curarsi, mentre ospite dell'ambasciata italiana è rimasto, appunto, è Girone. 1000 giorni aspettando che la storia finisca, trascorsi con il grande pasticcio dei fucilieri di Marina ancora senza soluzione. 1000 giorni senza libertà, come ha scritto la compagna di Massimiliano La Torre in una lettera pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno. Il tempo scorre inesorabile, ma resta lo stallo. Non erano in tanti ieri sera alla manifestazione all'esterno di Montecitorio organizzata per pungolare l'operato del governo. Tra quelli che hanno aderito c'era l'ex ministro della difesa La Russa, porta il suo nome il decreto che nel 2011 ha regolamentato la partecipazione dei militari italiani nelle missioni antipirateria, e c'era l'ex ministro degli esteri Terzi. L'Italia è incapace di far rispettare la sua sovranità, gioca a rimpiattino dietro a motivazioni affaristiche, ha detto in una intervista. Evidentemente non ha ancora digerito il diktat dell'ex premier Monti, quel 22 marzo del 2013 in cui fu costretto a rimangiarsi la parola, piegarsi al ritorno in India dei Marò in nome della ragion di Stato, e poi fu costretto alle dimissioni. Da mesi ormai Palazzo Chigi continua a perseguire la linea del riserbo assoluto su una presunta trattativa sotterranea con il governo indiano. Opzione fin qui misteriosa per risolvere tutto, superando la questione irrisolta della giurisdizione, i tempi lunghissimi che imporrebbe il ricorso ad un arbitrato internazionale. Una strategia per sottrarre la questione invischiata nel pantano della Corte Suprema di Nuova Delhi, sottrarla dalla spaventosa lentezza del sistema giudiziario indiano che a quasi 3 anni dai fatti avvenuti sulla petroliera Enrica Lexi non ha ancora prodotto i capi di imputazione nei confronti dei due militari italiani accusati per la morte dei due pescatori. Ne parleranno forse tra pochi giorni il premier Renzi e il primo ministro indiano Modi al G20 in Australia. Domani intanto la Commissione Difesa di Montecitorio riceverà i rappresentanti del COCER della Marina. Restano ancora 2 mesi per sbrogliare la matassa. Il 14 gennaio scade il termine del periodo concesso a Massimiliano La Torre per curarsi in Italia, per cercare di riprendersi dall'ischemia che lo ha colpito a fine agosto.
Le sue condizioni non sono buone. Assai difficile che possa tornare in servizio nelle missioni antipirateria. Mentre Salvatore Girone resta in qualche modo ostaggio nel ruolo provvisorio di assistente dell'addetto militare presso l'ambasciata italiana a Nuova Delhi. Lo aveva urlato Girone in videoconferenza il 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica. Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Dopo tutto questo tempo siamo ancora qua. Dopo quasi 3 anni niente è ancora cambiato. Altre storie di militari, quelli che hanno combattuto nelle guerre d'America, sono stati ricordati ieri con la musica, con un grande concerto che si è tenuto a Washington vicino alla Casa Bianca. Proprio nel giorno che cade l'11 di novembre, il giorno dei reduci, c'erano quasi 800.000 persone, tra gli artisti Bruce Springsteen. Valor. Valor is a powerful word. And it arises in many circumstances. Il valore è il potere del mondo, sorge in molte circostanze, spicca in tutto quello che di buono e di semplice ci facciamo l'uno per l'altro e si trova in quegli atti coraggiosi che ci restano dentro. È la pluripremiata Meryl Streep a dare il via alla serata. Per la prima volta sulla spianata tra il Congresso e la Casa Bianca, le icone più amate d'America sono salite sul palco per onorare i veterani, i reduci delle tante guerre combattute dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Il boss, Bruce Springsteen, da sempre il primo a rispondere quando il paese chiama. In altre occasioni Springsteen ha preso la chitarra e il suo irresistibile rock per metterli al servizio delle cause americane, come dimostra il suo inno Born in the USA, scritto 30 anni fa e oggi ancora attuale. Come ha detto lo stesso Bruce, che aveva invitato l'America a scuotersi dopo il crollo delle Torri Gemelle e a sperare nel giorno dell'insediamento di Barack Obama. But you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. La musica ha sempre accompagnato la storia recente degli States, dai tempi del Vietnam, quando le adunate erano gigantesche manifestazioni di protesta contro la guerra. Abbiamo visto nel corso degli anni i suoi attori, le star dello spettacolo, della cultura, ricordare il sacrificio di migliaia di combattenti per ringraziare chi ha perso la vita sotto la bandiera Stelle e Strisce e chi ancora continua a servire la patria. C'erano quasi tutti i grossi calibri dello showbiz statunitense, da Jennifer Hudson, che ha intonato l'inno nazionale, a Rihanna, ai gruppi più amati dai giovani come Black Eyes, Zac Brown Band. Per 3 ore gli artisti si sono alternati sul palco. L'attore Jamie Foxx ha presentato il videomessaggio del presidente Obama, che ha ricordato come questi uomini e queste donne siano volontari dei valori americani, gente che ha affrontato i pericoli sapendo di rischiare la vita. L'immagine più efficace dell'America degli ultimi 20 anni, segnati da guerre costate migliaia di morti, enormi spese militari e missioni che hanno cambiato la vita di ciascuno dei reduci presenti sulla grande spianata di Washington. Mr. Dave Grohl. Ci fermiamo, a tra poco.
Allora vi aggiorno sulla notizia che vi abbiamo dato nel corso del nostro telegiornale. Gli operai dell'acciaieria di Terni hanno bloccato poco fa un tratto dell'autosole. Il tratto è interessato, è quello direzione Napoli tra Attigliano e Orto. In questo momento questo tratto è chiuso perché è occupato dagli operai appunto della AS di Terni. E la Polizia Stradale ha istituito l'uscita obbligatoria in entrambi i sensi di marcia, da Attigliano per chi è diretto verso sud, a Magliano Sabina per il traffico in direzione nord. In questo momento c'è già un chilometro di coda di automobili. Questa decisione è stata presa questa mattina dopo un'assemblea degli operai, dopo il vertice che si è concluso con un nulla di fatto ieri al Ministero tra i vertici della ThyssenKrupp e appunto il Ministero del Sviluppo Economico. Questo vertice è stato poi aggiornato al prossimo 18 di novembre. Quindi prosegue questo sciopero, questo blocco dell'autosole e degli operai dell'asse di Terni. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buona giornata.